Salve a tutti ragazzi e ragazze dal vostro Dark Chaos 92. Come avete letto dal titolo, io sono qui per spiegarvi quello che mi è successo a me da piccolo. Io molto tempo fa, quando ero piccolino, diciamo che stavo per morire, ma per una cosa più che altro, secondo me, è come dire. Non un mistero, ma una sorta di. Non mi viene in mente la parola, anche se ce l'ho nella punta della lingua. Un miracolo, eccolo, un miracolo, un miracolo. È stato un miracolo perché vi racconto la storia. Io stavo giù da mia nonna, perché mia nonna, a casa di mia nonna, ha praticamente tre piani. Il piano terra dove abita mia nonna e mio nonno, il primo piano dove abita mia zia, mio zio e mio cugino, e il terzo piano che sarebbe più o meno il terrazzo, dove molto tempo fa, molti anni fa, mio nonno lavorava come falegname, faceva le sedie, li aggiustava, tutte queste robe qui. Un pomeriggio gli dissi a mia nonna: "Nonna, sto salendo dal nonno, così almeno mi metto lì un po' con lui e lo aiuto, robe varie." Secondo me lo voleva aiutare. Allora vado da mio nonno e gli dico: "Nonno, mi dai una tavola, cioè normale, di legno, no?" E ho preso la sega. Ora non pensate a male, è proprio la sega, è una sega che si mette a raschiare questo, tra virgolette, tavola, roba del genere. Allora mi disse: "Stai attento, non ti fare male." Allora, mio nonno, fuori dalla porta dove lavorava, aveva una vasca. Sapete le vasche quelle antiche, che sono tipo azzurre, lunghe? Lui ci metteva l'acqua dentro, l'acqua fresca, ma proprio fredda, 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 che praticamente, usava per lavarsi le mani. Quando tipo si sporcava, robe varie, proprio facevo così e si lavava le mani. E allora che succede? Io mi metto nel davanzale praticamente, seduto, ero piccolino ragazzo, potevo avere un 6, 7, 8 anni, forse 12, 10, non mi ricordo, ma comunque ero piccolino. E niente, nel frattempo che stavo lì seduto e mi mettevo questa sega a raschiare comunque la tavoletta che avevo nella mano, tutto ad un tratto, con un colpo di vento assurdo, perché assurdo, mi sono sentito spingere e io sono caduto con la testa all'indietro e le gambe, ero praticamente incastrato in quella tavola e in quella l'acqua, dentro l'acqua, e quindi non riuscendo a respirare sott'acqua stavo praticamente per morire. Tutto ad un tratto, ragazzi, ho incominciato a vedere una luce, proprio, ma una luce, ragazzi, una luce bianca, bianca davvero, e mi sono spaventato. In quel momento non sapevo più cosa fare, non, cercavo di liberarmi per uscire da quella vasca e non ci riuscivo. Tutto ad un tratto, da questa luce, ragazzi, spuntano due mani che mi prendono e mi fanno uscire. Nel frattempo che mi fanno uscire, io sto per aprire gli occhi e vedo una persona con una barba gigantesca, ragazzi. E da quel momento, appena esco, mi ritrovo io tutto bagnato dalla testa ai piedi, ok? Da solo, fuori dalla vasca. Mio nonno lo vedo uscire dalla porta. Ma che è successo? Da quel momento in poi, ragazzi, io sono stato miracolato. Perché è successo che io, ragazzi, non vi sto dicendo una cavolata perché è la pura e semplice verità, anzi non so se ve lo potevo dire una cosa del genere, ma dato che comunque ormai la mia seconda famiglia siete voi, quindi è ovvio che vi devo raccontare questa mia storia. Sono stato miracolato da Padre Pio, ragazzi. Io ho visto Padre Pio con una barba gigantesca che mi ha con le mani, proprio ho visto una luce immensa ed ero piccolissimo, ragazzi, quindi pensate che a raccontarlo mi vengono i brividi. Con questa luce fortissima che proprio accecava, non so se era il sole perché comunque era il pomeriggio, però comunque, cioè, di fronte a me, di fronte a dove ero seduto io, nel bordo della vasca, c'era il muro.
quindi non veniva il sole, capite? Quindi, boh, vedo questo cioè questo fruscio, questa luce immensa bianca e tutto ad un tratto queste due mani che mi prendono con quest'uomo con la barba. Io dall'acqua proprio ho aperto gli occhi e ho visto proprio questa persona. Dopodiché, appena sono uscito dalla vasca, ragazzi, non l'ho più visto, non ho più visto niente. Ero lì immobile, che facevo così, che tremavo ovviamente, che sentivo freddo. E che dire, ragazzi? Dopodiché mio nonno mi ha preso perché mi è uscito dalla porta dicendo: ma che è successo? Io giustamente morivo dal freddo, era inverno pure, non è che era estate. E quindi, ragazzi, poi mio nonno mi ha portato giù al piano terra dove c'era mia nonna, che mio nonno appena l'ha visto, oddio, si è spaventata tantissimo. E niente, praticamente poi mia nonna mi ha fatto la doccia con l'acqua calda, ovviamente per riscaldarmi un po', e poi ho dovuto anche raccontare a mia nonna questo appunto, questo problema, questo fatto. E mia nonna appunto mi ha anche confermato che sono stato miracolato da Padre Pio. Ma più che altro perché con la barba gigante c'è solo lui. Poi poteva essere anche Gesù, Dio, poteva essere chiunque. Però comunque è stato veramente un miracolo perché non era mio nonno, ne sono più che sicuro al 100%, perché c'ero io in quel momento lì e so realmente lì cosa è successo. Ragazzi, io vi ringrazio per aver visto questo video, spero non che vi sia stato d'aiuto, perché comunque non penso che vi sia stato d'aiuto, ma che vi abbia interessato tanto, tanto, tanto. E ho anche qualche altro aneddoto da raccontarvi, ragazzi, che veramente questo invece fa ridere, quest'altro aneddoto, però ve lo racconterò in un altro video. Io spero che questo video vi sia piaciuto, ragazzi. Noi ci vediamo alla prossima. Dal vostro Dark House è tutto e mi raccomando di supportarmi con un piccolo like se volete e condividere anche il video. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao belli, arrivederci.